102. Buongiorno, abbiamo qui Enzo Secondo. Enzo Secondo, mamma mia, roba seria. Siamo qui a Volkswagen Centrum di Bari e abbiamo una macchina color nero. Sì. E niente, questo è un maggiolino classico, no? Sì, classicissimo, tutto originale. Vedo che i sedili sono sportivi, della Sparco? Per stare più comodo. Allora, iniziamo a vedere l'assetto. Allora, questo ha un assetto coni regolabile. Poi ha i bracci posteriori del 944 Turbo. Scusi, ma quanti cavalli hanno normalmente i maggiolini? Ciccio, tu che sei l'esperto? 34. 34. E lei ha fatto la modifica a tutta questa... Sì, questo invece ne ha 145. Scusi, non ho capito bene. 145. 145, Gio, l'età avanza, sì, ma i numeri sono sempre quelli. Non è che gli ha montato un motore Porsche, il furbacchione. No. Enzo, di la verità, Enzo. È un motore boxer tutto italiano, Alfa 33. Siamo curiosi, no, siamo scusa, curiosi. Ciccio, mi hai detto che era un raduno prettamente Volkswagen. Sì, il signore è un intruso, ci ha messo una carrozzeria maggiolino. È un motore dell'Alfa. Ma l'hanno fatto entrare perché lo conosciamo. Ah, è raccomandato. Allora andiamo avanti con questi dati. Siamo interessati alle informazioni, Ciccio, ti interessa te? A me sì, si interessa. Già il colore è magnifico, i cerchi, vogliamo vedere Ciccio il motore. Sicuramente la conosce benissimo perché è di casa da me. Ho capito la raccomandazione, va bene. Andiamo avanti. Allora abbiamo visto che hai i cerchi della Porsche. Sì, allora questa ha cerchi Porsche anteriori 7,5 e posteriori 9,5. Freni a disco su tutte e quattro le ruote. Motore boxer dell'Alfa 33 e cambio Porsche 5 marce. Questo è per la miglior stabilità, okay. Tranquillo. Sì, va bene. Poi la sentiremo in moto, vero Ciccio? Per forza. Ok, allora vi ringraziamo, signor Enzo. Grazie a voi. Benissimo, Ciccio, a te la parola, grazie. Grazie, grazie, grazie. Nel frattempo sono arrivati davvero ancora tanti bellissimi veicoli, tra cui i 1202 cavalli.